È un impegno che cerca di arrivare negli ambiti delle parrocchie soprattutto e per sensibilizzare le coscienze delle persone che si trovano ad affrontare problemi enormi, perché il gioco d'azzardo è una dipendenza che sta sconquassando un po' il tessuto sociale, a partire dalle famiglie, perché chi gioca, oltre a non ammetterlo ai propri familiari, alla fine rischia veramente di perdere tutto. Quindi la Chiesa, attraverso delle iniziative tipo la campagna di sensibilizzazione Torniamo a giocare nel senso ludico del termine, cioè quindi il gioco come esperienza di socializzazione, di crescita nelle relazioni, vuole combattere questo fenomeno che veramente ha cifre insopportabili, per cui chi gioca d'azzardo è quasi sul lastrico, se non sul lastrico. Ecco allora perché la Chiesa, attraverso degli incontri, attraverso anche la sinergia con alcune associazioni che hanno a cuore questa problematica, ecco, cerca veramente di invitare a uscire fuori dall'anonimato, no? Perché tante volte la vergogna pone forti limiti a venirne fuori. Quindi la Chiesa offre questa possibilità, uscire fuori, perché la vita è un dono prezioso e non può essere sottoposta a questa schiavitù che fa perdere anche la dignità, perché giocare d'azzardo significa alla fine rompere le relazioni familiari, rompere le relazioni comunitarie. E allora a tutti coloro che sono soggetti, no, a questa azzardopatia, e soprattutto ai familiari, non avete vergogna, parlatene, perché il primo passo, no, è proprio questo, parlarne, prendere coscienza, perché si può uscire da questa situazione, anche se ci vuole impegno, sacrificio, però si può uscire, e questo significa riprendere tra le mani la propria vita.